Sono Mir Rudi, vengo da Gressone-Saint-Jean, faccio l'artigiano da tanti anni, avevo già il nome papà artigiano e quindi sono qui con la mia opera. Piatto da formaggio che ho presentato alla mostra concorso è un piatto di acero. E non è scelto a caso, il legno di acero è quello che si presta meglio per l'uso alimentare, non ha pori, ha un poro molto chiuso, non ha resina, non ha tannino e quindi è il legno forse più adatto per uso alimentare. Ho fatto un piatto interno che gira proprio per poter prendere la fetta che mi serve oppure tagliare la forma che ci sta interamente e il coperchio ha un'apertura per poter arieggiare contenuto. La base è abbastanza importante proprio per poterla prendere e sollevare dal tavolo. E volendo si può estrarre il piatto interno che diventa un piatto da portata a tutti gli effetti. E questo è il mio piatto da formaggio. Volevo dire che io uso in genere legno di acero e legno integro perché non mi piace un po' la moda degli ultimi anni, che è quella di usare legni tarlati, marci, con buchi. Io sono un po' un tornitore alla vecchia maniera e quindi uso acero integro.